Giones Barroni, una prossima nuova apertura all'Aquila, un tuo ristorante. Buongiorno a tutti, sono Giones Barroni, vengo dall'Aquila, ho 24 anni e dopo 10 anni di esperienza di gavetta sotto padrone, sono chef stellati e non, ho deciso appunto di aprire un mio ristorante che si chiamerà Ristorante L'Opera. Questo ristorante sarà caratterizzato da una cucina tipica del territorio, dato che il nostro Abruzzo offre dei prodotti magnifici che possono spaziare tra la montagna, la collina e il mare. All'interno dello stesso ci saranno delle mostre d'arte che si alterneranno ogni volta che cambierò il menù, quindi ogni 3-4 mesi cambieremo sia artisti sia menù. Una cosa caratteristica che voglio portare all'interno del mio ristorante è appunto riunire tutti i sapori antichi d'Abruzzo. Specialmente dal periodo da settembre-dicembre voglio focalizzarmi sulla transumanza. Viaggio tradizionale dei pastori, giusto? Sì, questo è un viaggio tradizionale dei pastori. Ultimamente si sta perdendo il tutto. Essendo giovane voglio dare un valore aggiunto a questo evento che è un spessore mondiale, dato che la stessa copia l'abbiamo anche in Spagna, cioè non solo in Abruzzo, quindi i pastori non solo dall'Abruzzo andavano giù alle Puglie, ma la stessa cosa nello stesso tempo si faceva in Spagna. Ma com'è collegato questo tour, questo giro dei pastori al cibo, alle ricette? Ho collegato perché pensavo che i pastori andando giù loro come alimentazione potevano avere soltanto i derivati delle pecore e del loro gregge che portavano. E per una giusta alimentazione, come tutti sappiamo, come succede anche oggi, non è che possiamo mangiare tutti i giorni le stesse cose. Quindi ho pensato che questi pastori, andando giù verso le Puglie, loro potessero barattare i prodotti che loro avevano con popolazioni del luogo che si incontravano durante questo percorso. Da qui come poteva essere la lavanda, le arance del Gargano, come possono essere la farina di solina ai piedi del Gran Sasso, come può essere la ricotta, il miele stesso, il vino e tanti altri prodotti. Un assaggio che cosa un assaggio potrebbe fatto essere? A proposito di un dessert dedicato alla transumanza, dove nel piatto stesso ho voluto ripercorrere questo tragitto, dove farò una crema, un crumble di cantuccia alle mandorle con la farina di solina che viene coltivata ai piedi del Gran Sasso e Monti della Laga, e ci abbinerò una crema pasticcera alla lavanda e arancio per unire il sapore della lavanda con le arance del Gargano, e una crema di ricotta e miele e una riduzione di cerasuolo d'Abruzzo. Quindi ho unito tutti questi sapori per richiamare il periodo storico di una volta. Un progetto che nasce in un territorio che tristemente viene ricordato anche per gli eventi di terremoto e altro. Sì, infatti io voglio smettere di ricordare l'Aquila soltanto per quanto riguarda il sisma, perché ormai siamo nel 2019, sono passati 10 anni e deve partire secondo me da noi giovani appunto rilanciare questo messaggio di rinascita e non pensare più al passato, anche se è una cosa che ci segnerà vita e non ci scorderemo mai. Mi parlavi prima di un personaggio particolare nell'ambito della transumanza. Sì, ho due personaggi molto importanti. Uno è il dottor Pierluigi Imperiale e sua moglie Gina Felice Andreassi, che voglio ringraziarli pubblicamente. Il dottore è stato il dirigente veterinario dell'ASL dell'Aquila e Avezzano. Mi stanno aiutando perché mi stanno raccontando, dato che loro l'hanno vissuto in prima persona, veramente che cosa vuol dire camminare lungo il tratturo. In Abruzzo abbiamo 5 tratturi, come mi spiegò Pierluigi, dove loro si incontrano, sono tutti avvocati, sono scienziati che si incontrano non per percorrere questo percorso per le Puglie, ma per risaltare questo evento storico. Quindi okay, vogliono mantenere viva questa tradizione, dato che ci sono tutti filosofi, tutti avvocati, medici, appunto persone che vogliono esaltare queste cose. Il nome del ristorante perché L'Opera? Si trova a Via Verdi, che è una via adiacente al Teatro Comunale dell'Aquila, quindi inerente all'Opera per quanto riguarda il teatro. Per quanto riguarda me, L'Opera è intesa all'Opera che io e la mia brigata andremo a fare all'interno del ristorante, perché saranno delle opere d'arte. Assolutamente ne siamo convinti, quindi opere d'arte nel piatto, opere d'arte ai muri, a quanto ci hai detto. Sì. Verremo sicuramente ad assaporare questi gusti lungo questo percorso della transumanza, che sarebbe anche bello ripercorrere. E vi aspettiamo a braccia aperte. Grazie.